Vediamo cosa fa un gestionale per gli stabilimenti balneari. Beh, prima di tutto associamo i clienti alle prenotazioni degli ombrelloni e quindi teniamo traccia di tutti i pagamenti. Quando il cliente arriva e fa una prenotazione, possiamo inviargli un'email, un WhatsApp o un SMS. Lui avrà la sua password e grazie al suo smartphone, senza dover installare niente, potrà vedere il nostro menu in tempo reale e ordinare. Quindi il gestionale stamperà una comanda come questa, dove calcolerà anche il prezzo, e il cameriere porterà al nostro cliente ciò che ha ordinato. Possiamo inoltre gestire i tavoli, quindi quando il cameriere con il suo smartphone prenderà le comande, le stamperà e, a differenza delle comande degli ombrelloni, avranno il simbolo del tavolo, quindi tavolo 2 pizzeria. Le comande saranno chiaramente divise per cucina, pizzeria, bar, già con il totale calcolato. Possiamo calcolare, o meglio, vedere tutte le statistiche, quindi i clienti che ancora ci devono pagare, gli incassi. Lo spiaggino avrà un suo prospetto, quindi da stampare giornalmente, dove vedrà l'elenco dei ombrelloni occupati e liberi. Un'altra funzione interessante: simuliamo, questo è un cliente che da casa vuole prenotare un ombrellone, quindi tramite il suo smartphone sceglie un ombrellone, quindi si collegherà alla nostra spiaggia e con PayPal ci pagherà. In automatico il sistema gli associa un ombrellone. E adesso mostriamo il funzionamento del gestionale. Simuliamo che io sia un cliente, con il mio smartphone sotto l'ombrellone ho un'etichetta come questa, può essere un'etichetta generica con il QR code, o il programma ci permette addirittura automaticamente di stampare queste etichette con nome dell'ombrellone, numero dell'ombrellone in questo caso, il cognome del cliente, gli accessori, sdraio lettino nel mio caso, il periodo. Un qualsiasi dispositivo, iPhone, un Android, qualsiasi connessa internet che, acquisendo il QR code, può accedere all'area. Quindi può il cliente da sotto il menu può leggere il menu con i vari prezzi in tempo reale. Questo può cambiare anche ogni giorno, perché è il gestore che lo può modificare. Però chiaramente per accedere, io so che sto all'ombrellone 4, ma lui mi chiede una password. Dove la leggo? Bene, il programma ci invia subito un'email al momento della prenotazione. Se è un cliente, diciamo, non ha un'email, c'è la possibilità anche di inviare un WhatsApp o addirittura un SMS. Allora, inseriamo la password che ci è arrivata, password che durerà per tutta la durata della prenotazione. Ok, accediamo. E qua abbiamo, chiaramente questa è di prova, ci sono solo pochi piatti. Allora, pasta in bianco. Quindi la possibilità di fare aggiunte o togliere qualcosa. Diciamo, la voglio con il formaggio. Una pizza margherita con patatine senza cipolla, anche se le cipolle non ci sono nella margherita. Allora, al bar prendiamo una Coca-Cola con ghiaccio e limone. Ok, un'eventuale nota che arriverà a cucina, pizzeria e bar. Possiamo, se ci ripensiamo per qualcosa, clicchiamo sulle X e si toglie, inviamo la comanda. Oh, che succede? Vediamo che abbiamo un riepilogo. Io da sotto l'ombrellone ho ordinato, mi dice l'ora e il giorno, pasta in bianco con formaggio 3 euro, il formaggio non me l'ha fatto pagare niente, margherita, le cipolle senza cipolle, più patatine nel nostro listino prezzi abbiamo messo che gli attributi, che se si aggiungeva le patatine si aggiungeva 50 centesimi al costo della pizza. E poi vediamo un servizio ombrellone di 2,50 euro. E ora sentiamo cosa sta succedendo, che sta arrivando la comanda. Eccola qua, una stampante qualsiasi va bene. E questa è la comanda che arriverà in pizzeria. Abbiamo un simbolo che
che ci dice che è un ombrellone. Se c'era disegnato il tavolo, era invece era una comanda che veniva dai tavoli, perché chiaramente lo stabilendo può avere ombrelloni ma anche tavoli interni. Allora abbiamo numero dell'ombrellone, bar, perché chiaramente arriva differenziato già per cucina, ciò che deve arrivare in cucina, in questo caso pasta con formaggio, con il prezzo del costo della cucina, la nota. Pizzeria, avevamo ordinato una margherita senza cipolle e patatine, 7 euro, questi sono tutti prezzi inventati chiaramente. Coca-Cola, ghiaccio, e questo qua è il servizio per chi sta sotto l'ombrellone. Vediamo adesso invece, questa è la schermata di ingresso di accesso al nostro software. Vediamo le quattro sottosezioni, comande spiagge, quelle che abbiamo visto per i clienti che stanno sotto il nostro ombrellone. Poi abbiamo accesso cameriere, accesso reception, che non sono altro che delle limitazioni del programma generico. Il programma generico può fare tutto. Il cameriere, per esempio, vediamo la schermata del cameriere con una login sua, chiaramente, una sua password, vedrà solo l'elenco dei tavoli, quante persone ci stanno e può prendere le comande. Reception è la stessa cosa, quindi entrando sulla reception posso vedere la spiaggia, però posso apportare modifiche solo alle prenotazioni giornaliere, quindi vedo le informazioni di chi ha prenotato, gli ombrelloni liberi, e posso creare clienti però solo giornalieri. Abbiamo da web, che è la parte che riguarda le prenotazioni che vogliamo ricevere direttamente sul nostro gestionale. Quindi questo qua è uno script, diciamo questa schermata personalizzabile graficamente si può mettere sul nostro sito, possiamo semplicemente dare anche solamente l'indirizzo, un collegamento sulla pagina di Facebook, dove il cliente da casa si collega col proprio cellulare o col suo computer, sceglie il periodo e vedrà la disponibilità della spiaggia. Ovviamente possiamo decidere quali ombrelloni far vedere, se abbiamo 100 ombrelloni ne vogliamo far vedere solo 10 da casa. Il cliente sceglierà l'ombrellone libero, sceglierà un pacchetto, abbiamo la possibilità di disporre di 8 pacchetti, quindi in base agli accessori. Non abbiamo scelto il pacchetto, allora scegliamo un pacchetto qualsiasi. E in automatico il programma ci calcolerà il prezzo, qui c'è anche un po' di sconto perché supera i 7 giorni la prenotazione, poi sono tutte sono tariffe chiaramente personalizzabili, e il cliente può pagare con PayPal o con Amazon Pay. Vediamo adesso il software vero e proprio. Entriamo, quindi senza dover installare niente, entriamo su internet, vediamo la nostra spiaggia, questi sono tutti i dati inventati, di esempio. Allora, Dall'al, diciamo che è un giornaliero, viene un cliente, vogliamo andare su questo ombrellone, lo creiamo, cognome, Berlusconi, Silvio, email, numero di telefono. Se mettiamo l'email e i numeri di telefono è sempre buono perché arrivano le conferme ai clienti. Eventualmente anche gli SMS. Possiamo scegliere gli accessori, di default abbiamo sdraio e lettino, possiamo mettere due lettini, di default quello che usiamo. Il programma ci mostra le cabine libere in quel periodo che abbiamo scelto, se abbiamo delle cabine da associare, un'eventuale nota, eventuali parcheggi. Vabbè, inseriamo la prenotazione. Quindi andiamo nella scheda di Silvio Berlusconi, abbiamo l'elenco delle sue prenotazioni, abbiamo la password nel caso la vogliamo dare subito al cliente per fargli fare le comande dall'ombrellone, gli possiamo inviare un WhatsApp, un SMS. Nel nostro caso non ci fa cliccare perché non abbiamo inserito un numero di telefono. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è dire quanto gli costa questa vacanza a Silvio Berlusconi dal 30 al 4. Dal 30 al 4 è un giorno, quindi vabbè, diciamo 15 euro, il programma tiene traccia. 15 euro, diciamo che ci dà una caparra, un acconto, possiamo anche non scrivere niente, però contanti. Chiaramente se mettiamo una nota, dopo ce lo ricordiamo. Perché? Che succede? Che noi abbiamo uno storico cliente dove in automatico data, orario, tutti i movimenti che sono stati fatti.
Qui, se lui fa un'ordinazione dall'ombrellone, ci uscirà anche la sua ordinazione. Allora, vediamo, ci deve dare 5 euro. Ora, torniamo sulla spiaggia principale. Cosa vediamo? A differenza di prima, abbiamo un ombrellone arancione, quello che abbiamo creato noi. 6B. E vediamo, il programma cosa ci dice? Ci sta dicendo che ci sono dei clienti, in questo caso Berlusconi che abbiamo appena creato, che ci deve dare 5 euro. Perché ce lo dice solo di lui e degli altri no? Beh, perché gli altri evidentemente hanno prenotazioni che non finiscono oggi. Il programma ci avverte degli utenti in partenza, quindi se che stanno per andare via oggi ancora ci devono finire di pagare. Questa è la cabina associata a Berlusconi. Possiamo ritornare sui dati di Berlusconi semplicemente scrivendo nel campo di ricerca e ritorniamo a Berlusconi. Abbiamo sul simbolo della stampante, questa qua esce piccola perché chiaramente è una spiaggia con 10 ombrelloni, abbiamo la possibilità di stampare questa pagina allo spiaggino. Vediamo giornalmente, abbiamo i vari cognomi, qua non ci sono perché abbiamo fatto delle prove, esce il numero dell'ombrellone, il cognome, lettino sdraio, lettino sdraio, lettino lettino, vediamo questo abbiamo creato, lettino lettino sdraio, Berlusconi in 6B. E gli altri sono vuoti. Quindi ci possiamo scrivere a penna se non li vogliamo tenere traccia dei giornali, oppure li inseriremo dal software. Allora, per quanto riguarda la parte delle comande, questa è la parte, diciamo, di gestionale che si occupa delle ordinazioni ai tavoli. Noi abbiamo la schermata che aveva il cameriere. In più, noi possiamo avere un resoconto del prezzo di quel tavolo, possiamo eliminare il tavolo, elimina tavolo, quindi lo svuotiamo dopo che ci ha pagato alla cassa e possiamo chiaramente fare anche noi le ordinazioni. Da qua non ha senso perché l'ordinazione fa il cameriere, comunque giusto per fare una prova, possiamo mandare le ordinazioni anche da qui. Ok, quindi abbiamo il nostro menu. Creare il menu è molto molto semplice, come vediamo. Se vogliamo aggiungere una pietanza al bar, basta inserire acqua gassata, 1 euro, ingredienti non li mettiamo, abbiamo creato l'acqua gassata. E chiaramente in tempo reale, da sotto l'ombrellone potranno ordinare un'acqua gassata e il programma aggiungerà 1 euro al prezzo e vedranno chiaramente il listino aggiornato con la gassosa. Poi, un'altra funzionalità è quella dell'incasso. Ah, vediamo un'altra cosa. L'etichetta di Berlusconi. Noi, avendo creato questo cliente, abbiamo la possibilità di stampargli un'etichetta. Per un giornaliero, chiaramente non ne vale la pena. Dove abbiamo il no? 6, allora, il logo del nostro lido, 6B, è il numero dell'ombrellone, il cognome del cliente. Poi, chiaramente, se vogliamo non mettere il cognome per privacy, decidiamo noi. Gli accessori, che può far comodo sempre allo spiaggino sapere sotto quell'ombrellone che accessori ci sono. Il periodo, e questo è il QR code per ordinare. Ok, vediamo l'incasso. Allora, il programma ci dice anche un po' le statistiche. Ricordo, sono tutti esempi, quindi non sono dati reali. Giornalieri, anche se per esempio vediamo il mese di aprile, ci dà un po' le statistiche di quello che abbiamo incassato anche il mese precedente, vediamo a marzo. Allora, questa è la parte giornaliera. Se poi vogliamo vedere una panoramica mensile delle prenotazioni, qua diciamo che non ce ne stanno perché non le abbiamo fatte. Nella parte destra potete vedere delle prenotazioni. Allora, proviamo nel mese di maggio se c'è qualche prenotazione in più. Eccola qua, vediamo che per esempio abbiamo i giorni orizzontalmente, un po' come gli alberghi. Gli ombrelloni ordinati per numero e fila, prima fila, seconda fila, vediamo che per esempio l'ombrellone 1 dall'1 al 3 è occupato da Rispoli, dall'1 al 17 da Falcione, e sono arancioni arancioni perché ci devono finire di pagare. Se ci avevano pagato, infatti ad aprile c'era questo 1 che era verde perché ci ha pagato tutto. Poi possiamo creare la spiaggia, inserire i prezzi, chiaramente questo lo faremo in fase di installazione, avrete un aiuto. Abbiamo un'altra cosa interessante, l'elenco dei clienti debitori. Quindi il programma ci dice, ordinati in ordine alfabetico con i vari recapiti,
ci dice il totale da avere, il totale avuto, il totale da avere più avuto, ci fa un grafico. Almeno da qua possiamo capire che questi clienti di Rispoli Luciano ci devono pagare e quanto. E questo, diciamo, è la parte essenziale del programma. Quindi non c'è bisogno di installarlo. Ci stampa in automatico il QR code, questo per l'accesso. E chiaramente questo è utilizzabile da qualsiasi dispositivo, quindi non c'è bisogno di installarlo su un unico computer, ma lo possiamo usare da casa. Quindi che succede? Se va via la connessione internet, possiamo usarlo anche su un cellulare o su un altro computer collegato con una rete dati, quindi non c'è problema.